Ah, ci vuole proprio un po' di riposo, ce lo meritiamo dopo questa giornata. Già, hai ragione, fa anche un po' freddo, dovremmo accendere il fuoco. Ma tu dici che ce la facciamo? Ma certo, ma non te l'ho detto? Io da piccola ho fatto la scout, quindi riesco benissimo ad Sì, accenderlo. va bene. Adesso non raccontarmi tutta la tua storia degli scout. Ah, allora non vuoi sentire la mia storia? Boh, allora non ti aiuto. Ma sì, dai, non fare così l'offesa. Almeno aiutami a vedere come si accende sto fuoco. Buh, chi lo sa, se mi va. E vabbè, tanto al massimo rischio di incendiare casa tua. Eh no, aspetta, adesso ti aiuto. Ok, allora. Ma come mai ci mette così tanto? Scusami, tu non sei un super scienziato, dovresti saperlo. Cosa dovrei sapere? Ma come? Ma non lo sai? Che per accendere un fuoco non ci vuole solo la legna, bensì un'altra cosa fondamentalissima. Cosa? L'ossigeno. Quindi dovresti soffiare più forte che puoi, così alimenti la fiamma. Ah, ok. Ecco, bravo, continua così. Ma Kat, lasci che il tuo amico soffi così tanto? E come posso fare, zio? Ma il ventaglio, quante volte te l'ho spiegato? Ma giusto. Prendilo! No, eccolo. E tu mi hai fatto girare la testa così tanto per soffiare? Scusami, ma sono proprio sbadata. Tieni, prova con questo. Vedi, la fiamma si sta già ravvivando. Hai ragione! Grazie, zio, guarda, non so cosa avrei fatto senza di te. Figurati! Signor Lewis, potrebbe prestarci questo ventaglio per un esperimento, vero? Beh, certo, ma ragazzi, che cosa dovete fare? Zio, stiamo costruendo un nostro nuovo amico, un robot. Sì, e con questo potrebbe respirare anche lui. Boh, per me è perfetto, non c'è problema. Beh, come se fossero i polmoni.